Un'emozione bellissima. Avevo vinto il palio, avevo vinto il palio. Alle nostre spalle esplode la gioia perché non accadeva dal 2009. Il Palio Marinaro dell'Argentario, edizione numero 80, è stata vinta dal Rione Valle. Valle campione, vittoria epica, vittoria epica. È stato un testa a testa per tutti i 4.000 metri nello stadio di Turchese di Porto Santo Stefano tra Valle, tra l'altro l'equipaggio più giovane, e Fortezza, con il guzzo dei vincitori che però arrivava sempre per primo nelle virate a terra. L'emozione è incredibile, io è il primo palio che faccio, ho 19 anni, ho iniziato a vocare quest'anno, grazie ai preparatori hanno fatto un lavoro incredibile, abbiamo fatto un inverno molto duro. La preparazione è lunga ma ha pagato. Volevo dedicare questo palio a mio padre che è scomparso e non c'è più e sarebbe stato molto orgoglioso di me perché avrebbe tanto desiderato che io lo vincessi e io questo lo dedico a lui. Sono partiti! Nella gara si cerca di dare il meglio, non si sta tanto a pensare a chi è davanti, chi è dietro, si dà il massimo. Noi abbiamo fatto una gara spettacolare. Abbiamo gestito quando c'era da gestire, siamo partiti forte come volevamo e siamo arrivati forti. Gli altri due rioni, Croce e Pilarella, sempre indietro, la delusione maggiore proprio per la Pilarella che era data per favorita e avrebbe potuto mettere le mani nella Coppa d'Oro se avesse portato a casa quella che per loro era la terza vittoria consecutiva. Ma così non è andata e si sa, il sale di questa manifestazione è proprio l'imprevedibilità. E a Porto Santo Stefano hanno trionfato i colori bianco-celeste con i caroselli e i fuochi d'artificio che hanno fatto compagnia a santostefanesi e turisti fino a tarda sera. Abbiamo cercato di rimetterlo in moto, un santostefanese movimentato, attivo, vivo, insomma, anche con le stesse contraddizioni, certamente c'è gente che non gli piace la confusione, però secondo me questa non è confusione, questa è vitalità paesana e quindi veramente bellissima cosa.